A Urbino è il giorno di Rosario Fiorello, l'università intitolata a Carlo Bo ha consegnato al conduttore e showman il sigillo d'Ateneo. Il rettore dell'Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, ha conferito a Fiorello nel corso di una cerimonia davanti a 900 persone la preziosa medaglia. Poi il momento clou, la Lectio Magistralis del noto conduttore intitolata La mia vita, la mia carriera, lo stesso grande spettacolo. Mi piace proprio Fiorello, la persona, lo seguiamo da quando faceva il karaoke nelle piazze tanti anni fa, quindi è un bravissimo showman. Signora? A me, guarda, l'allegria ogni mattina adesso con Viva Rai 2, stupendo, mi è piaciuto tanto e quindi non vedo l'ora di rivederlo qui. Una sveglia, no? Col buon umore. Sì, veramente, per tutta la giornata. È un grande intrattenitore, instancabile, sempre lì sul pezzo, quindi questo, diciamo, mi porta sempre a seguirlo. Oggi cercherai di parlargli, di fare una foto? Vediamo, sì, se ci riesco sì. Dai, diciamo che è fantastico, anche quando lo vediamo a Sanremo è veramente... proprio riesce a riempire la sala soltanto con la sua presenza, parlando e basta, quindi fantastico. Mamma, la mamma! Era la prima cosa che ci faceva andare avanti la giornata con un umore veramente alto. Anche lei l'ha guardato? Sì, 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 anch'io l'ho guardato, molto molto interessante, diciamo. La sua originalità, imprevedibilità, anche il genio che ha dentro, che ogni volta è diverso. Al termine della cerimonia, Fiorello è stato protagonista di un simpatico siparietto con il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Ah, è il sindaco, lo voleva dire! Il sindaco, è arrivato tardi. Ma le vogliamo levare queste salite? Poi lo showman ha raccontato ai nostri microfoni l'emozione di questa giornata. Sono state molto forti, stare con i ragazzi è sempre molto bello, raccontare parte della tua vita serve anche a me stesso, no? per ricordarmi chi sono, da dove arrivo, e che è bene sempre ricordarselo e rimanere coi piedi per terra.